Salve a tutti cari amici di The Abusi Game e di Vito Scaletta, videogiocatori ma soprattutto videogiocatrici di Mafia 2 ed evasi ed evase di Mafia 2 e di The Abusi Game. Qui è l'artefice Jack in compagnia dello specialista Michele e l'eremita Pepino e vi diamo il benvenuto al capitolo 7, sì, in memoria, non ho letto. Ecco, vedi, c'è scopo apposta. Ok, con il Waltru numero... Riuscì a farmi uscire. 8. 3 anni e mezzo prima, per essere precisi. Rivediamo l'inizio del capitolo. Siamo usciti dalla galera dopo 6 anni. Possiamo notare che non c'è più la neve, finalmente. Oh, anche perché sono passati 6 anni. L'era glaciale. Posso farti una domanda? Sì. Ma lui non è evaso, però. Ah, è vero. No, perché è uscito. Eccoci qua. Grazie a Magheggi, dall'avvocato di. Oh, sono curioso di vedere Joe come sarà diventato dopo 6 anni. Sì, perché è cambiata anche soprattutto... la città. E sono gli anni 50. Beh, è l'America del boom economico. Esatto. Prima era gli anni 40. Oh, guardate che bello. Subito il dopoguerra. Guardate qua che bello. È anni ragazzi, 50. Che bello che c'è la vegetazione. Togliti dai piedi. Perplesso. Qua dove siamo? Non ho capito. Ah, siamo a casa di Joe. Ci sarà ancora la vecchia? Sono 10 anni che lì a pulire le scale. Sarà ancora più vecchia. Chi è questo? Non promette niente di buono. Togliti da qui. Lo picchiamo. È casa nostra. Non è qua, ma è su. Non ho ancora capito, ragazzi, dove abita. Ah, Joe. Magari è cambiato casa. Vedi, sono passati gli anni. Scusate, fate pure con comodo voi che... Ok. Vito! Sarà tutto contento, Gio. Aprirà una... Magari non è più Gio, è un altro. L'è Gio. Ehi! Ehi, mi ha vinto! Ragione! Oh! È bello vederti vestito normale di nuovo dal lato giusto delle sbarre. Sempre lui, torna da casa. Entra, entra. Entra. Entra, Vito! È cambiato un sacco da quando sono qui. Già, immagino di sì. Ah, nulla di che, ma ti ho trovato un appartamentino come volevi. Grazie. Ora ho una sorpresa per te. Stasera usciamo a festeggiare e ti presenterò qualcuno. Per me va bene. Bene, fanno al bar anche loro come a noi al martedì. Se vuoi, ho anche un bel ferro per te, Vito. Ecco, sempre bel ferro. Allora cosa vuoi fare ora che sei un uomo libero? Tu cosa credi? Tornare a lavorare con te? Va bene. Bene, inguaiarti anche. Sembra ovvio. No, anzi, ho imparato molto. Fatti dare ancora 10 anni. Ho le idee più chiare su come funzionano le cose. Bene, bene. Ma anch'io non sono rimasto con le mani in mano mentre eri dentro. Non preoccuparti, ti darò tutte le dritte del caso, come sempre. Bene, che aspettiamo? Allora andiamo. Minchia, non mi aspettavo tanto entusiasmo. Minchia, ma sì, ti calmo. Vito, andiamo a vedere. Prendiamo la macchina e andiamo dal tuo nuovo padrone di casa. Andiamo una macchina a caso? Così riprendo un po' la mano, eh. Però solo che non ti sei dimenticato come si guida in cella. E di che ti preoccupi? È come andare in bicicletta. Sì, sì, non eri capace prima, figurati adesso. No, è come andare in macchina. D'accordo, d'accordo, capito. Sei come una vecchietta. Ancora. Già. E se non l'hai notato, le macchine sono cambiate molto da quando sei finito dentro. Ah, ecco, allora... La nuova casa è lungo la strada, vicino al lungomare. Ti piacerà. Ok. Ma mai siamo usciti e lui era già fuori. Si è teletrasportato. Però la nostra è quella di 10 anni. Esatto. Che bella. Okay. Poi notiamo che ci dà anche la velocità, la potenza. Questa è molto più veloce. Velocità raggiunta. Questa è ancora il 14. Però questa è nuova, abbiamo fatto solo 30 km. Questo è il 14 degli anni 40, riprendi quella là che è meglio. Però questa qui velocità 172 km orari. 4 km ha fatto. Vai, guidiamo questa. Cioè l'abbiamo rubata a uno che l'aveva appena comprata. Esatto. Era appena venuto fuori dal concessionario e noi l'abbiamo rubato. Che bello riverti a casa. Ho fatto del mio meglio mentre ero in galera, ma ora che sei fuori niente può fermarci a me. Hai visto Henry di recente? Oh, finalmente la macchina. Lo vedo da qualche non dovrebbe più slittare. Di quello che è successo, sai? Che mi racconti? Venivi a trovarmi, non potevamo parlare liberamente. Dopo tutta quella merda che Clemente e quel cazzone di Luca hanno cercato di spalarci addosso, ho iniziato a lavorare per la famiglia Falcone. Va bene. Bene. Buone abitudini, non vuoi ormai. Come andare in bicicletta proprio, Non fare domande però, tanto non ti dico niente. Cos'è? Hai cavato su mezza città e loro neanche si sono accorti, parlano tranquillamente.
anche la macchina dopo 6 anni. I vestiti, ragazzi, non andava più. Dobbiamo cambiarci i vestiti, dai. Oh, adesso sì che sono veramente vestiti di fondo. Oh, metti un bel vestito anni 50. Sono passati 6 anni, non avranno gli stessi abbigliamento. È cambiato il negozio. Uguale, identico. Anche lei è sempre questo. Mamma mia, lei. Camicie! Camicia con pantaloni. Vabbè, basta, cambia solo il colore. Poi questi. I vestiti sono sempre quelli. Sono sempre quelli, esatto. Mamma mia. Andiamo che... con una camicia, ragazzi. Ma fai qualcosa di anni 50, va? Che colore? Nera? No, sembra un cameriere. Rosa. Rosa, quella là in fondo è rosa, no. Quella là in fondo è finta. Ah, nera, rosa o bianca, mi sa che c'è. Facciamo che colore? Rosa, più che rosa è un rosso. È fallo? Questa? Ecco. Wow, sì, la che la. È perfetta. Ci sta. Possiamo andare. A metterti qualcosa sopra, no? No, fa caldo, vedi no, che c'è il sole. È figo, non c'è è più la neve. Anni 50. Non c'è più la neve. Oh, ok, adesso possiamo andare tranquillamente in giro. La macchina era quella lì. Ma guardate anche questa. Sì, ma non è che ti rallenti a farci vedere tutte le macchine. Vai e basta. Siamo arrivati. Va bene, siamo abbastanza vicini. Fermate qui. Dacci un'occhiata. È all'ultimo piano. Ho già pagato il primo mese di affitto per te. Ah, ma se non sapeva quando usciva. E su quella strada laterale. Grazie, Joe. Davvero. Quindi a proposito del posto dove andiamo stasera, è davvero de classe. Il mio genere di locale. Guarda, parcheggi un attimo la macchina. Perché ah, sale anche lui. Che ha paura che deve lasciare. Dove la parcheggi? Deve andare via lui? No. Ah, è entrata da sola. Ha la stessa entrata di casa di Gio. Anche qui è uguale. Ci sarà la stessa vecchia? Dov'è che ti ha detto di andare a? Ultimo piano. Ah, minchia. In basso no, eh. Ma così se ci beccano... Ok, eccoci qui. Sono sicuro che le piacerà. Ah. Io stesso vivo in un appartamento molto simile. Come bene. Può vedere, c'è anche il telefono, senza alcun costo aggiuntivo. Come ecco il bagno, pulito e moderno. Con tutta l'acqua calda che uno può desiderare. Oh. Ok, grazie. Questo è l'armadio. Ma vai fuori dalle balle. Alla te. E questa è la camera da letto padronale. E sei nani. Comodo, c'è abbastanza spazio per due. Che letto. Forse strano. E non cigola, detto tra noi una gran comodità. Sì, ma c'hai il materassi a pezzi. Vabbè. Spero proprio che le piaccia il nuovo appartamento, signore. Se ha qualche domanda, non esiti a chiedere. Solo una. Lei quando se ne va? Oh, tag life di Vito. Da un altro cliente. Arrivederci. Dai, ci vediamo. Vattene però. Mi ha comprato la camicia, adesso indossa un completo. Adesso... Vallo uscire. Beviamo qualcosa, no? Andiamo. Cosa c'è? Un tengo la vista. Cambia pagina. Info. Cambia pagina solo quella. Capitolo 8, i selvaggi. Oh, guardate, siamo in RPG. Adesso cosa devi fare? Dormire? Indossa un completo. Ce l'ho già. Ah, magari nell'armadio c'è qualcosa. Ti hai comprato la casa arredata, ecco. Ah, un completo perché stasera devi andare a far festa. È vero. Non ci credo, ci sono un completo. Quello allora. I nostri vestiti di 6 anni fa. In un'altra casa, in un altro armadio. Esatto. Già arredata con i vestiti dentro. Ora facciamo completo casual impermeabile. E adesso vai all'appartamento di Gio. Mamma mia, siamo appena andati via. Poi ci tocca fare 8. Vola il tempo, 8000 scale. Il tempo di cambiarsi proprio. È già sera, guarda. Il garage a sinistra, dietro l'angolo. Ma sei tu che suoni? No, no, è questo qua. Chi sta aspettando? Allora, rubala, dai. Poi non può aver suonato. Rubala, rubala. No, no, no. Abbiamo la macchina in garage. Ah, bellissima. Ripariamola, 72 si ripara subito. Ah, si ripara subito. Come si distrugge, si ripara subito. Non suonare che c'è la polizia. Comunque vedo tante belle macchine nuove da rubare.
soprattutto se tu guidi così non dovrai rubare una ogni... No, cerco di non... Sì, cerca! Chi cerca trova. Mamma mia! Che numeri, ragazzi! No! Ma a volte non gira, a volte gira tanto. Gira! Non ho ancora capito. Ecco! Figurati! Soccorso! Perché è sempre qua quando sono. Ma che sei arrivato, eh! Anche omissione di soccorso. Ma se io lo parcheggio. Ce l'hai dietro, eh! Dai, apri ste. Non posso. Ricevuto cosa? Gli sbirri. Vabbè. Ma loro sanno che abiti lì, restano lì a aspettarti. Li abita giù. C'è un giro in realtà si è isolato. Oh, abbiamo capito come fare a seminarli. Arriviamo dal retro. Tec. Eccoci qua. Certo che la polizia è un po' stupida. Cavolo, pensavo che non venivi più. Non male, bella stoffa. Grazie. Allora, qual è il piano per stasera? Lo scoprirai. Vieni a prenderci un mio amico. L'ho incontrato mentre eri in vacanza. Vacanza. Mostragli rispetto, è una persona importante. Sì? Lo vedrai, sta arrivando. Ehi, Joe, eccomi qui. Come va? Niente male, niente male. È questo l'amico tuo? Già, questo è Vito. Vito, questo è un mio amico, Eddie Scarpa. Molto piacere, Eddie. Piacere mio, Vito. Ok, gente, muoio dalla voglia di bere, andiamo. Ehi, Vito, ti va di guidare? È già ubriaco. Allora, Joy, hai detto dove andiamo? No, sa solo che si tratta di una sorpresa. Gli piacerà un sacco. Lo spero proprio, cazzo. A meno che non abbia cambiato sponda in galera. Ehi, di che state parlando voi due? Ehi, non preoccuparti, lo vedrai. Ehi, avanti, puoi anche dirglielo ora. Ha aspettato fino adesso, glielo diremo in auto. Fa sempre ridere che tu apri e ce li hai davanti. E intanto abbiamo anche una nuova macchina che dovrebbe essere quella della... Che è quella di... Va bene, esatto. Andiamo, vedo. Mi aiuterebbe. Prego, non demolirla. E è anche bella, sinceramente, non mi dispiace, magari poi... Gliela rubiamo. Esatto, la salviamo nel garage noi, ci arrangia Eddie. Però non va proprio male. Ok, allora Vito, qual era la cosa che ti mancava di più? No. Beh, a parte quella. Non era il momento. Non dice no, non era il momento di fare il sorpasso, ragazzi. Ecco, ci sei andato vicino. Anche lì ci sei andato vicino. Stiamo portando al portello più raffinato della città. Poi si imbarca, è assurda questa macchina. Non sei molto entusiasta. Guarda come non dirmi che non puoi divertirti un po' dopo tanti anni. Non preoccuparti, Vito. Queste ragazze sono professionisti. Se ti sei dimenticato come si fa, te lo ricordo in un attimo. La pulizia pasta. No, già, ci divertiremo un sacco. Ricordatemi di non bere. Tardi devo occuparmi di qualcosa. Cosa c'è di più importante di passare alcol? Sai com'è. Alle volte devi fare qualcosa per forza. Ehi, Vito, avanti, accelera un po'. Ma come accelera? Se andare 30 all'ora, mezza macchina. Ti ha demolito la macchina. Ogni buca che prendi si alza il colpo. Siamo arrivati e c'è la polizia. Dove stai andando? Guarda che eri là e eri anche arrivato, eri. Ragazzi, ero concentrato a non rompere la macchina, allora andavo dritto e non ho trovato la mappa. E la polizia? Non dice niente. No, perché non è colpa tua, è l'altro che ti è venuto addosso. Non hai visto che diventava rosso? Ah sì, sei arrivato. Stai a guardare quello. Non hai visto che ho demolito la macchina, Gio? Ok, ci siamo. Quella. Oh, bene. Qua non guardate voi a casa. Non guardo neanche io, hanno 80 anni. Sì.
parlato di te con Leo Galante. Mi ha detto che sei uno affidabile. Mi ha parlato di tutta la merda che Clemente ha cercato di tirarvi addosso. Ma ha detto tra noi, perché vuoi stare qui? Ormai è così. Ma cosa sta facendo? Io sta succedendo. Ho paura anch'io. Adesso vedrai una testa di una che sale da sotto. Come quelli del nostro quartiere. Perché? Gli è caduta la birra. Ho pensato che dovevo aiutarmi da solo. Vede, vede! Si è già capito tutto. Perfetto. Dov'è? Mi avete appestato ancora il cavo. Come al solito. Niente. Allora, a vedi che è salita. Ha finito. Bel lavoro. Espandere il nostro giro. Sì, ma che schifo. Io ho lavorato allora. Che schifo. Sei suo amico. Cioè, dai, Comunque, cos'è che sta dicendo? Mamma mia, quanto è brutta. Sì, certo che mi interessa. Va bene, se qualcuno vuole spiegarmi cosa è successo. Allora, no, lei ha fatto nei commenti. Futuro insieme. Salute. Non posso bere troppo stasera. Ho degli affari da sbrigare. Per fortuna. Ma quali tipi di affari? Viva. Andiamo. Andiamo. Questa puntata, vi ricordo ragazzi, andrà in onda dopo le 22:30. Secondo me qui parte una sparatoria che non finisce più. Alla troia. È pieno. Come si dice? Astrologia. Scusate, ma... Vuol dire l'astronomia. Che poi è bruttissimo. Ma lui è ubriaco, quindi... Vaffanculo gonfia coglioni di merda. Scusate, ragazzi, mi sa che devo andare. Fuori da puttana. Siete pronti ad andare? No! Stancorella! Ehi, alzate giù! No, non si può, ragazzi. Mamma mia, come... No ragazzi, ma no, peggio delle mie serate intanto dal secolo al bar. Vedi che qua adesso si sparano. No, non andiamo in faccia. Si sparano che cosa, tra l'altro? Si sparano una... Buonanotte, Baldrago. Bellissima, questa scena proprio è... Chi guida? Il cazzo è la mia madre. Beh. Sono messi benissimo, devo dire. Oh, dai! Chiamato gli sbirri della minchia. Ce l'hai davanti, ubriacone. Il bue che era il cornuto all'asino. Ma io vado, non li prendo allora? No, perché mi indica già. È il meno sconvolto tra tutti noi. Ma sì. In macchina, ubriaconi! La prossima volta, Gio, meno da bere e più da scopare. Bene. Salite però! Ma io vado, Lasciali a piedi, sti ecco. Puoi sfondare la macchina, che tanto non si accorge. Mi piace sto posto. Molto meglio che giocare a nascondersi la salsiccia nelle docce. Bella! E che minchia è questa puzza? Dai, vomitate. Cosa? Non vomiterei mai nella mia auto. Che diavolo? Ma che minchia è questa pozza allora? Eh sì, la sento anch'io. Deve essere Frankie Boz. Cosa? Quello stronzo ti ha vomitato in auto? No, no, è nel bagagliaio. Cosa? C'è un morto nel bagagliaio. Tua, Joey. No. Ti avevo detto che avevo degli affari di cui occuparmi, ma tu mi hai fatto ubriacare. E da quando affari da sbrigare significa un morto nel bagagliaio? Ehi, calmati, vedi. Ehi, aspetta, così. Ci inventeremo qualche cosa. Che c'è da inventare? Dobbiamo solo seppellire il corpo. Ho già in mente un posto vicino al vecchio osservatorio. Hai una pala? Torna indietro! Al bagagliaio. E la fossa è già pronta. Dobbiamo solo buttarcelo dentro e ricoprirla. Va bene. Dov'è questa fossa? A chi? Appena no, nella buca. Il sentiero, nella foresta. O sul marciapiede. Che non ci sono le macchine. No, però qua non c'è. E muovete, va bene?
Bam. No! Incredibile! Adesso ti cattano il morto. Proprio la macchina che non dovevo mettere. Mi è precipitata sulla polizia. Guarda che c'è dentro il morto. Esatto. Però si sono fermati. Si è fermata. Non so perché. È uscita fuori strada. Bene, risolto almeno questa. Ce n'è un'altra, eh. Perché devono girare proprio quando fermati. Passo io? Viene da vomitare. Fermati che deve vomitare. Ma no, fermami veramente. No, penso sia un modo di dire. No! Ah, no. No, dai. No! Amici! Cazzo di gioco di merda! Cazzo! Dai, sali! Vorremmo vedere se non ti fermavi per te. Non vomitavai mai. Mi ricordo di aver mangiato calamari. No, no, dai, sali! Dai, che mi suonano! Pezzo di l'alcol, vero? Incredibile! Ah, mamma mia, guarda! Bene, bene! Inseguo veicolo per eccesso di velocità. Come insegui? Siamo noi nel dubbio. Nel dubbio. Ma perché? Bene. 10-4. No, lo portiamo noi a fresco al cimitero. Credo anche che siamo arrivati. Il problema è che dobbiamo prima seminare gli sbirri. Eh già. Ci stanno sparando. Ma non li semini più, eh. Sai che li devi uccidere. E hai attaccati al culo. Aia. Bene, ci siamo. Spariti! Vedi, sapevo tutto io. Ma no, dai, no, esiste. Dai, ragazzi, no. Macchina no. Distrutta. È uno scherzo. Questo no. Ma si è messo male, giù. Ottimo, davvero ottimo. Voi... Anche la macchina non è messa benissimo. Giù sembra un'altra persona, da ubriaco. Ma... Che minchia, scarpe nuove! Gesù Cristo! Oh, buon Dio onnipotente! Da quanto tempo è qui dentro, eh? Infatti! Ma credo un paio di giorni. Dovrei tirarlo fuori tu, Vito. Ah, grandioso! Non riesco a sopportare la puzza. Bentornato del cazzo! Mamma mia! Ehi, ecco la fossa. Proprio qui. Su, dentro. Chi c'è? Ha visto qualcuno, Vito? Vediamo che velocità. È andato lui nella fossa a picciare. Non ci credo. È caduto nella fossa. Bene. È fatta. Ah, in mutande proprio. L'ha ucciso. Ok. Ora chi lo seppellisce? Cosa? Dammi un minuto per prendermi. Non puoi farlo, tu. Ogni volta che sento la puzza di quello mi viene da vomitare e nemmeno Eddie sarà di grande bene, aiuto. Ho capito. Sì, ma non andare in giro per il parco da solo. Gente, Eddie, che ne dite di un po' di musica? Eh? Dopo ti perdi, cadi scherzando. Nelle fosse altrui, vero? Stai fermo lì. Good night, sweetheart. Well, it's time to go. Questo non faceva parte della festa del bentornato, ma si sta bene qui. Good night, sweetheart. Well, it's time. Sì, non ti piacerà così tanto dopo che ti avrò colpito con la pala. Un po' troppo grande quella buca lì, È cresciuta anche già l'erba. Non lo so, dov'è che l'hanno messo. Dove sono gli altri? Ah, spariti. Ah no. Cioè gli sarà passata l'ubriachezza. Ti porta gli ubriachi da giù. No. Mi stai pigliando per il culo. Mio Dio, povero Dino. Oh, che bravo. Oh, cantano, lui suona. Lei suona il piano. Esatto. Mamma, ma non si possono sentire, ragazzi. Ma guarda bene. Ah,
quella in italiano. Che dai, vedo, la conosci questa canzone, no? Ecco che inizia, cantiamo. Oh, cazzo, che non ricordo le parole. Ma dov'è mia madre quando si è avvenuto? Solo tu, solo tu, solo tu, minchia, quanto è bella questa canzone. Portali indietro, ti prego, perché sei arrivato. No, sì, certo, sì. Sto dormendo, Eddie. Non dice niente. Non dice niente. Ok. Oh! La parcheggiamo, ce la facciamo nostra, ragazzi. No. Ci hanno anche vomitato sopra. Hai avuto a bordo un cadavere la sera lui. Non è proprio il modo migliore di finire la serata, eh? Ma grazie. Ti devo un favore. Lascia quell'auto di Eddie, così può tornare a casa. Ah, sei un bravo uomo, vedo. Ci regoliamo domani, eh? Ehi, ti va di entrare a bere qualcosa? Sono le 3 del mattino, e fate silenzio! Ah, sta zitta, puttana! Forza, anche a mia avuto abbastanza, grazie. Vai a letto. Dai. Ti chiamo domani, vedo. Buonanotte. Quindi, ha finito il capitolo? Parrebbe. Ti chiama domani. Quindi direi che possiamo salutare qui se è finito il capitolo, che così... Sì. Esatto. Guardiamo il video iniziale. I selvaggi. Ma che cazzo? Ehi, hey Vito, sveglia, sveglia! Cristo. Marte, smettila di urlare! Ho un mal di testa! Scusa, Joy. E smettila di chiamarmi Joy. Pazza di scemo. Edo, vieni giù! Oh, Cristo. Ok. Vai da giù in strada. Quindi, ragazzi, io vi ricordo come sempre di lasciare... Ma cazzo farà a dormire su quei materassi lì? Devono essere scomodissimi. Vabbè. Ma è sempre meglio del divano in cucina, Quindi, ragazzi, vi ricordo come sempre di lasciare un voto a questo video e di iscrivervi al canale sempre se vi va e se non l'avete ancora fatto. E vi ricordo la nostra pagina Facebook, che ormai è visitata anche dagli utenti del Nord America. Io vi ricordo di non fare come quei tre pirla lì. Bevete poco se dovete guidare. Bevete poco e guidate tanto. Esatto. Non l'abbiamo detta in tutta settimana. Perché è arrivato il video, l'avrete visto. Dovevamo ricordarcene prima. Il video dall'ubriacone, sì. Joe. Sì. Scene di vita vissuta. Quindi per oggi è tutto. Noi ci vediamo settimana prossima con il classico titolo No XL. No. No, no, perché c'è il pre-show, ragazzi. Esatto. È vero, perché c'è la Royal classica... Rumble questa sera, questa notte, perché questo come video questa va notte? Domenica. Ah sì, va domenica. No. Ci stiamo, esatto. Domenica c'è questo. La settimana prossima, esatto. Mercoledì, giovedì vanno in pre-show della Royal Rumble, che sarà domenica prossima. Sono peggio di Joe bastava un attimo, ce l'abbiamo fatta. Quindi alla prossima, fermati un attimo che devo vomitare. Dall'artefice Jack, dello specialista Michel, dall'eremita Peppino, ciao belli.